Oggi siamo a Grottammare, bellissima località marchigiana della cosiddetta Riviera delle Palme, dove rilassarsi in spiaggia l'estate. Grottammare però possiede anche un luogo misterioso. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Ed eccoci alla fonte del latte. Si tratta di un'antica fonte d'acqua che, come ovunque presentasse caratteristiche particolari di colorazione e temperatura, si credeva essere dimora di divinità e depositaria di virtù curative. Col restauro del 2018 è stato ripristinato il bassorilievo col viso della dea Cupra con un diadema nel capo che anticamente decorava la fonte, andato poi perso nel corso dei secoli. Qui si recavano le partorienti e le puerpere per invocare un parto felice e abbondanza di nutrimento per i nascituri. Queste donne raccoglievano 7 pezzi di pane da 7 diverse famiglie che abitavano in zona per poi bagnarli con l'acqua di questa fonte e mangiarli. Ma il rito non finiva qui. Andiamo quindi alla chiesa di San Martino in cima al colle, a poche centinaia di metri dalla fonte. La chiesa colpisce subito per via dei resti di un antico tempio pagano ben visibili, sul quale essa venne probabilmente costruita attorno al X secolo. Sulla facciata della chiesa è ben visibile un frammento di piede di statua romana in essa murato. Entriamo nella chiesa. Sulla sinistra ritroviamo l'affresco della Madonna del Latte, probabile restauro del XII secolo di più antica pittura. Le donne completavano il rito davanti a questa immagine, implorandone la grazia. Il culto della Dea Cupra, protettrice delle fonti, venne così sostituito dai monaci con quello della Madonna del Latte, protettrice delle puerpere. Le sorprese in questa chiesetta medievale però non finiscono qui. Mi soffermo così di fronte al quarto pilastro della navata di destra. In esso è murata un'epigrafe latina che afferma: l'imperatore Adriano restaurò il tempio della dea Cupra. Dunque, San Martino potrebbe sorgere sui resti di un tempio dedicato alla dea Cupra. A monte sorge un ulteriore luogo dal nome misterioso. Alle mie spalle la cisterna romana nota come Bagno della Regina. Si tratta di una cisterna del diametro di 12 metri e profonda 3 metri, datata primo secolo d.C. Lo storico Eugenio Lorenzo Polidori riferiva nel 1786 che questa vasca alimentava il tempio dove ora sorge la chiesa di San Martino e che il nome Bagno della Regina farebbe riferimento alla dea adorata nel tempio, supponendo che in questo luogo si radunassero i vicini cuprensi per celebrare la loro dea attraverso feste, giochi e nundine,
ovvero i giorni di mercato presso i Romani. Ma c'è un terzo centro abitato qui nelle Marche, il cui toponimo conserva il nome della dea. Andiamoci! Ciao, ciao Marco, come stai? Come è andato il viaggio? Tutto bene. Bravo. Ben arrivato. Grazie, ben arrivato. Due ore in treno con la mascherina, non so, si vede il segno? No, dai. Bene. Intanto grazie a Marco per essere venuto qui a Bologna, da Venezia, proprio per poter rispondere alle mie domande. Io ti chiederei subito di presentarti ai miei ospiti. Ciao Andrea, grazie a te per avermi invitato a questa bella iniziativa. E facciamo un brindisi alla Lea Cupra. Buon appetito. Marco, dici un po' di te, raccontaci chi sei, cosa fai, facci capire. Io sono Marco Cerrocchi e sono restauratore di beni culturali. Faccio l'insegnante a Venezia, ma vengo da Cupra Marittima, il paese dove sono cresciuto, e appassionato di archeologia, sempre attento alle emergenze, al turismo del luogo. Sono l'amministratore del profilo Instagram Visit Cupra Marittima, che si occupa di territorio e turismo. Ed eccoci qui con Marco per appunto porgli le domande che ci sono appunto naturalmente nate in merito a questo tempio della Dea Cupra nel sud delle Marche. La prima domanda che volevo farti, Marco, sfatiamo subito un mito. Il tempio della Dea Cupra non era grotta a mare. Siamo sicuri di questo? Ci puoi far capire? Iniziamo subito con una domandona, Andrea. Scusami. Allora, riguardo questo argomento, è una vexata questio ormai secolare. Dov'è l'ubicazione del Tempio della Dea Cupra? Dove si trova il santuario? Ci sono moltissimi studi al riguardo e alcuni ricercatori lo vogliono localizzato nell'area sacra, quindi il foro romano, della città romana di Cupra Marittima, che si trova a nord dell'attuale abitato moderno, mentre altri lo vogliono invece identificato nei resti archeologici che persistono sotto la chiesa di San Martino a Grottamare. Quindi diciamo che dipende dalla corrente di pensiero più che altro, non c'è una certezza. Una certezza ancora non l'abbiamo, dobbiamo continuare con gli studi, scavi archeologici appunto. Ok, allora io ti chiedo questo, la chiesa di San Martino è sui resti, abbiamo detto, di un tempio pagano. Qualcuno però ha detto che quello non è un tempio pagano, ma sono i resti di una torre liburnica, appunto dell'antico popolo dei Liburni, che era stanziato anticamente in quella che è la Dalmazia del Nord, per intenderci. Un'interpretazione del genere potrebbe essere valida, nel senso quei resti che si vedono davanti alla chiesa. Cosa sono? Allora, per avere una datazione più attendibile e certa del sito, di quei resti, forse dobbiamo interpellare l'archeologia medievale. Fatto sta che, volendo discuterne per mezzo di esami metrici della struttura, possiamo dire che è di epoca carolingia. Questo è quanto io ho potuto leggere. Quindi molto meno antica di quello che sembra.
non romana di certo. Però aspettami un attimo, quindi comunque antecedente alla costruzione della chiesa a questo punto. Probabilmente sì, con ogni probabilità. La chiesa nasce nel X secolo ad Ecco. opera dei monaci farfensi. Ok. Mi viene allora da pensare una cosa. C'è un motivo per cui questa lapide è stata collocata all'interno della chiesa di San Martino, parlo dell'epigrafe più che altro, che ricorda appunto il restauro del tempio della Dea Cupra. E poi mi viene anche da pensare perché la vicina fonte del latte con quel particolare rito di fertilità che si praticava fino a poco tempo fa. E la Madonna del Latte presente nella chiesa di San Martino. Per me sono tutte coincidenze un po' strane. Cosa ne pensi tu invece? Allora, a distanza di 2000 anni, è chiaro che è difficile risalire all'esattezza dei fatti. Ma con l'abbandono della città romana di Cupra Marittima, avvenuto circa nel VII-VIII secolo d.C., la città fu presa come cava, letteralmente cava, lo saprai che moltissimi siti romani sono stati espoliati, no, dei propri marmi per costruire edifici altrove. Questo è successo anche alla città di Cupra Marittima. Quindi diciamo che probabilmente è una collocazione fortuita all'interno dell'edificio, però in merito appunto alla questione della fonte del latte, della Madonna del Latte, dei vari riti di fertilità. Quello della Madonna del Latte, legato alla Dea Cupra, esprime un sincretismo religioso che vuole una continuità nella storia e nella fede del rito dalla Dea Cupra, cioè la Dea della fertilità, con quello della Madonna e del Latte che genera la vita. Ci puoi spiegare qualcosa in più invece in merito alla presenza nel Piceno di questi bagni della regina? Io quando sono andato lì appunto a visitare questa vasca, questa piscina, ho letto appunto del cartello dove si faceva l'associazione alla Dea Cupra perché regina sembra fosse uno degli appellativi che si utilizzava nell'adorare le antiche dee del passato e quindi nel dar loro questi appellativi come succede un po' anche oggi con la Madonna, insomma. Che cos'erano questi bagni della regina? Erano davvero da associare a un culto religioso? E perché questo nome regina? Beh, vedi Andrea, Bagno della Regina è un toponimo frequente nell'Alto Medioevo, che è legato ai luoghi in cui si trovavano le numerose vasche romane sparse un po' per il territorio, perché erano numerose anche le ville rustiche. Questo fa sì che potrebbe questo bagno della regina, questa vasca che si trova a Grottammare, non distante dalla chiesa di San Martino, sia una vasca superstite di una villa romana per la raccolta delle acque, per l'irrigazione dei campi. Ok, quindi diciamo probabilmente questo appellativo della regina è stato associato forse quindi in epoca medievale, successivamente all'epoca romana. Probabilmente, con molta probabilità, sì. Chissà se la regina, ora faccio un'ipotesi, se questa regina in realtà potrebbe essere la Madonna. Comunque una figura Questa Madonna femminile. dell'Alto, una figura femminile. Noi andiamo a pensare alla Dea Cupra, ad una divinità pagana, ma in realtà potrebbe anche essere invece una figura religiosa, una figura cristiana, come la Madonna.
Io quindi mi chiedo. In questo caso la Madonna del Latte. Esatto, io però mi chiedo, siccome sono di epoca romana, può darsi che questo toponimo Regina si sia tramandato nei secoli, assumendo magari un significato diverso perché è cambiato il credo religioso, però che sia nato probabilmente durante l'epoca romana con il culto della Dea Cupra, immagino questo.